Proviamo a risolvere insieme questo problema che ci parla di un prisma retto a base esagonale e la base è un esagono regolare che ha lo spigolo congruente allo spigolo di un cubo che ha il volume di 512 centimetri cubi, non quadri. Ecco qua. Ci viene chiesto il volume del prisma a base esagonale, sapendo che la sua area laterale misura 768 centimetri cubi. Ora, per trovare il volume del prisma, la formula ci dice che dobbiamo avere l'area di base per l'altezza. L'area di base del prisma 1 possiamo calcolarla con la formula che ci permette di calcolare l'area di un esagono regolare conoscendo la misura del suo lato al quadrato per il numero di lati n per il numero fisso relativo all'esagono fratto 2. Numero fisso relativo all'esagono regolare che potete trovare a pagina 80 del vostro libro è 0,866. Il numero di lati ovviamente è 6, ci manca il lato al quadrato, dato che possiamo facilmente ricavare conoscendo lo spigolo del cubo 2. Allora, per trovare lo spigolo del cubo 2 posso mettere sotto radice cubica il volume del cubo, quindi OP sarà uguale alla radice cubica di 512 centimetri cubici. Quindi provo a controllare sulle tavole in fondo al libro e vedo se trovo la radice cubica di 512, che dà come risultato 8 centimetri. Quindi 8 centimetri è lo spigolo del cubo e lo spigolo di base del prisma esagonale. Perciò sarà uguale anche a BL. Ora con questo spigolo posso calcolare l'area di base. Infatti l'area di base sarà uguale a lato al quadrato, quindi 8 centimetri al quadrato per 6 per 0, scrivo un po' meglio, per 0,866 tutto fratto 2. Il 2 e il 6 possiamo semplificarli, quindi risulterà 8 cm alla seconda fa 64 cm al quadrato per 3 per 0,866, che ci dà come risultato 166,3 centimetri quadrati. Ora ho l'area di base del prisma. Per poter calcolare il suo volume mi serve l'altezza. Allora, noi sappiamo che se è vero che l'area laterale è uguale al perimetro per l'altezza, è anche vero che l'altezza è uguale all'area laterale fratto il perimetro. Noi l'area laterale ce l'abbiamo, il perimetro dell'esagono possiamo calcolarlo facilmente, ci basta fare il lato per 6. Quindi 8 cm per 6 ci dà il perimetro che misura 48 cm. Quindi l'altezza sarà uguale all'area laterale, cioè 768 cm quadrati, fratto 48 cm. Semplifico centimetri quadrati con centimetri, 768 diviso 48, ottengo 16 centimetri. Quindi la mia altezza misura 16 centimetri, adesso tutto quello che mi serve per calcolare il volume del prisma 1. Mi basterà fare quindi area di base per altezza. Quindi 166
scrivo meglio, 166,3 centimetri quadrati per 16 centimetri. Svolgo i calcoli e ottengo 2660,8 centimetri cubici ed ecco calcolato il volume del prisma.